Francesco, e dice: O Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore, Consolatore, Salvatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli ad amare, perché tu, Signore, sei l'amore, ponendo la tua dimora in loro e riempendoli di beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno, dal quale proviene tutto il bene, senza il quale non c'è alcun bene. Perché ho messo questa diapositiva? Semplicemente per ricordare che ai tempi di San Francesco e di Dante la concezione che c'era del sole, della luna, dei geli, era molto differente da quella che abbiamo noi. Quindi loro avevano questa convinzione che si è persa poi col tempo in un cielo popolato di angeli, di santi, forse più semplice di quello che abbiamo noi con il telescopio che andiamo a vedere non so cosa, insomma. E Dante, per esempio, quando parla nel Paradiso, nell'undicesimo capitolo di San Francesco, fa sempre quasi una litania del sole: siamo nel cielo del sole, onde perugia sente freddo e caldo da porta sa, sole nacque dal monte un sole, e il suo passo ci aiuta a capire meglio il senso della Basilica di Santa Maria degli Angeli. A un certo punto dice: quando a colui che è tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che meritò nel suo farsi cusillo, ai frati suoi, come a giusta rede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede. Ed il crepò l'anima preclara, muoversi volle tornando al suo regno, al suo corpo non volle altra amare. E Santa Maria degli Angeli è proprio il luogo dove queste parole che Dante ha messo nella Divina Commedia si sono verificate. Quindi noi, quando pensiamo alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, pensiamo anche a uno dei brani più belli della letteratura italiana, che anche Giuseppe Carducci ha preso nella sua poesia. Non so se la conoscete già, quindi la provo così perché l'hanno messa nel loro sito. Frate Francesco, quanto dare a braccia questa cupola bella del Vignola, dove incrociando l'agonia le braccia nudo giacesti sulla terra sola, eccetera. E perché ha messo il Vignola e non ha messo il Galeazzo? Semplicemente perché gli veniva bene la prima sola, o perché era tra i fautori di questo dubbio se la cupola è stata fatta dal Vignola o se è stata fatta da Alessi? Credo, questo è un campo che appartiene a voi, mi avventuro, credo che la maggioranza degli studiosi diano ad Alessi, diciamo, mi dicono che non è vero. Comunque io so che sia Alessi quello che abbia fatto questa cupola e quindi conseguentemente anche l'abside. Se si tratta di Alessi, entriamo tutti in un campo che io non oso parlare, cosa fosse il manierismo, perché si chiamava così. L'unica cosa che vale la pena di voler fare un po' approfondire Galeazzo Alessi, che lui è stato quello che ha fatto la Nuova Gerusalemme di Varallo, e quindi un personaggio, insomma, che ha portato delle novità sul mondo della, anche dell'interpretazione dell'arte nella spiritualità. Non a caso ho messo la figura di San Carlo Borromeo, che più volte andò a vedere questa Nuova Gerusalemme di Varallo, e tra l'altro lui appena, diciamo, fece solo qualche opera, tutto il suo progetto è rimasto nel libro per i futuri, insomma, studiosi, ma non poté realizzare. In questa diapositiva invece ho messo tre personaggi: la Madonna Immacolata, questa tela per esempio è di Francisco de Zurbarán, perché ritorniamo al problema della concezione, cioè all'epoca, per esempio, di Galilei ci si poneva il problema del significato delle nuvole, del significato, insomma, l'ho messo più avanti, quella lì sulla destra è la copertina del Sideros Nuntius, ma che era sto Sideros Nuntius, per parlare proprio volgarmente? Semplicemente il dire che la Luna è fatta come la Terra, di sassi, non era fatta, diciamo, come se ne immaginava qui il Francisco de Zurbar, qualcosa di alabastro, no? Comune in questo tipo di iconografia.
Tanz Ascolto chiaramente è stato il frate che più di tutti, il teologo, ha propugnato diciamo, quello che poi è diventato un dogma, l'Immacolata Concezione, non so se tutti è noto, l'Immacolata Concezione è diventato dogma il secolo scorso, due secoli fa ormai, e, però ai tempi di Tanz Ascolto tra domenicani e francescani si facevano i pentiti, i francescani erano a favore del dogma, i domenicani erano contrari perché ragionavano secondo i silogismi, cioè nel silogismo aristotelico tutti hanno peccato, quindi la Madonna fa parte di tutti e dunque ha peccato, non poteva uscire da questa logica. E Tanz Ascolto invece uscì fuori con Poput planet volit, sicut volit fecit. Poteva farlo, volle farlo e quindi se ha voluto l'ha fatto. Chiudiamola qui perché qui si apre un'altra bar sul dogma dell'Immacolata e ho trovato una cosa che mi ha fatto pensare a Frate Angelo che oggi è stato nostro ospite, perché ho trovato a un certo punto cercando su internet di Luce Immacolata un certo Francesco Maria Tesini Cappuccino che era un predicatore del Papa che parla di Luce Immacolata. Che insomma questa festa dell'Immacolata Concezione nell'ambiente francescano era molto sentita, l'ho sentita ancora oggi e mi fermo solo a dire questo perché devo essere assolutamente breve. Tornando al sole, vi ho già detto del Sideris Nuntius, di quanto sia importante. Sia importante per noi oggi capire qual era la mentalità di una persona del Seicento, perché altrimenti non riusciamo a capire perché. Se pensiamo per esempio a Galilei, come ce lo presenta il romanticismo, il pur si muove, eccetera, dice veramente pochissimo di quello che è stato il travaglio di quell'epoca. Un'epoca dove si è passata al sistema idrocentrico, cioè dal sistema che abbiamo visto prima della terra dantesca, no, con l'inferno sotto, con il monte Purgatorio, eccetera, a un sistema dove il sole è al centro di tutto. Il sole che per esempio, diciamo, è il protagonista anche dell'opera utopica di Tommaso Campanella. Io qui ho portato una frase di Galilei molto significativa, quando lui in una lettera scrive: il padre mostro e il signor Scioppio, benché siano assai lontani da potersi internare quanto bisognerebbe in tali astronomiche speculazioni, tuttavia tengono per ferma opinione che questa non sia materia di fede, né che convenga in alcun modo impegnarci le scritture. E quanto al vero non vero, il padre mosso non dice né a Tolomeo né a Copernico, ma si quiete nel suo mondo assai spedito di mettere angeli che senza difficoltà un trigo per uno muovono i corpi celesti così come vanno e tanto ci deve bastare. Quindi all'epoca di Galilei la questione era: con questi corpi perché si muovono? Cioè, no, ci sono degli angeli che li spostano, no? Va bene così, no? Oh, facciamo un salto proprio di secoli, quindi quelle cose che ho detto prima era solo per abbozzare, anche perché diciamo oggi abbiamo, ripeto, assistito il fenomeno, abbiamo visto che la luce proviene soprattutto dalla facciata principale. Penso che voi sappiate che questa facciata principale è stata restaurata da Bazzani, Cesare Bazzani, l'architetto Bazzani, a te riconosciutissimo perché tante opere che abbiamo in città sono dell'architetto Bazzani, che so, dal palazzo che c'è sul Viale Tacito, dell'Inps, veramente la chiesa di Sant'Antonio per esempio l'ha fatta l'architetto Bazzani, no? E lui sostanzialmente c'è anche un filmato, poi magari lo vediamo alla fine, un breve filmato dell'inaugurazione della Basilica di Sant'Antonio degli Angeli, se non lo conoscete lo faccio vedere, dura pochi secondi. Quindi sostanzialmente ha fatto quello che noi progettisti oggi ci piace chiamare l'assistudio, no? Non so se è comune questo modo di parlare, io lo uso nel software, insomma, penso che ormai sia di tutti, no? Quello che vedete a sinistra è un suo schizzo e quello che vedete a destra è quello che poi lui ha realizzato. Vedete che sostanzialmente c'è una sovrapposizione delle, diciamo, delle due strutture, no? Non poteva che essere così. Però se ci fate caso, oggi abbiamo fatto caso che il sole veniva proprio qui, da questa finestra qui, che effettivamente qua non compare.
Quindi se cerchiamo, se ci vogliamo divertire a cercare una casualità incolpevole di questo fenomeno, ammesso che sia casuale e non causale, cioè causale e non casuale, e potrebbe essere il nostro Bazzani, quindi una cosa molto più recente, e questo l'abbiamo visto in tempo reale, perché siamo andati in Basilica con Frate Angelo, ci siamo divertiti con Nicola a vedere proprio questo raggio di luce che a un certo punto si vedeva fare un giro particolare, colpire la croce che sta sopra la Porziuncola e raggiungere in fondo la nicchia. Io l'anno scorso ho visto anche una specie di faro andare verso l'immagine dell'Annunciazione, che ha oscurato tutto il resto, quindi si vedeva proprio il sole che illuminava lì e tutto il resto, diciamo, buio, cioè le luci delle candele o dei fari elettriche completamente messe fuori. Oggi c'erano le luci accese. Oggi? Oggi c'erano le luci accese della chiesa. Sì. Altre volte erano spente. Questo abbiamo detto, che nei giorni intorno all'8 dicembre, dopo l'ora nona, il sole entra dall'ingresso principale e si inchina quasi nel pavimento della Basilica. Questa è la foto che ho fatto l'anno scorso, che raggiunge la Porziuncola. Ecco, questo è l'effetto che ho fotografato l'anno scorso io, e quindi il sole che va proprio a colpire, diciamo, il quadro, e tutto il resto che si oscura. Quindi abbiamo la colpa a Bazzani, evidentemente, o semplicemente una casualità.